Ciao Simo, allora, sinceramente cosa ne pensi di questo workshop? Come l'hai trovato? Allora, secondo me comunque è un'esperienza utile perché più che altro aiuta a fissare dei concetti che in realtà, diciamo, si conoscono, e però durante la tensione della partita dalla mente spariscono in realtà, quindi è utile Quindi tenerli saldi. facendo in modo, cioè il fatto che io controlli che certe cose vengono messe in pratica può fare la differenza, no? Perché la tensione, l'ansia della partita, a volte Quando queste cose. ripulisci dai, non Ok. entrano più. Cosa ti è piaciuto particolarmente, se c'è qualcosa che ti è piaciuto particolarmente che ti senti di consigliare? Particolarmente durante i tie break, le partite, insomma, l'idea delle regole, diciamo, imposte, magari il colpo che devi cambiare. L'esercizio Sì, condizionato, no? l'esercizio condizionato, perché effettivamente durante la partita magari ci pensi di cambiare il colpo, però per appunto la paura o il pensiero che magari poi perdi punti inutilmente non lo fai. Invece provando un allenamento così, cambiando poi in partita, sei più sicuro, dici già l'ho provato, già ci sono. Esattamente, perfetto. E cosa hai capito di te stesso condividendo questo, diciamo, workshop con gli altri o in base ai feedback del coach? Che semplicemente, diciamo, è bene rimanere, cercare di avere un certo tipo di controllo sulla partita, ma non troppo, nel senso, quando uno ha bisogno di sfogare certe sensazioni, deve provare anche colpi più disparati, estremi, o comunque tattiche inusuali, dove soltanto ci prova e magari fa anche punto, si diverte, insomma. Tipo sul match point Esattamente. che hai fatto prima, uno smash Sì. pazzesco. All'indietro. Esatto, fantastico. Grazie Simo, ciao ciao. Grazie.